In questa zona della fiancata vediamo tutta la parte di carrozzeria che avvolge lo scarico. Lo scarico non è altro che l'insieme dei condotti metallici che raccolgono l'aria calda che esce dal motore e la convogliano in una tailpipe per portarla ad uscire dal corpo vettura in questa zona. Vediamo chiaramente la fine delle fiancate con i pannelli di scarico, vediamo gli elementi delle sospensioni e vediamo la presa d'aria posteriore. L'aerodinamica degli scarichi è fondamentalmente quella di aumentare il carico aerodinamico posteriore della vettura, la deportanza che abbiamo definito prima. Nell'ottenere questo effetto si gioca principalmente sull'interazione tra il flusso che esce dallo scarico e il comportamento del diffusore. Questo aumento di carico non è un aumento costante, ma è legato al regime del motore e al tipo dell'utilizzo che il pilota fa del motore. Nel braccio di ferro tra i motoristi e gli aerodinamici alla fine vince sempre il team. È sempre una scelta difficile, un compromesso difficile. Le simulazioni ci aiutano in questo, nel capire se privilegiare l'effetto di potenza motore